fiorata della cerimanna. È un momento di grande gioia che viviamo insieme per prepararci alla festa della cerimanna. Ci sarà tanto lavoro da fare. Quanti minuti avranno a partire dal cronometro? Avete tutta la notte quindi per lavorare. È un bel momento di festa, di gioia che viviamo insieme. Mi piacciono molto queste lampade, chiedo dopo se una posso prenderla per il comodino di casa mia. No, non è possibile, va bene. No, niente nessuno. Allora, buona serata a tutti, buon lavoro e buona festa della cerimanna soprattutto. Adesso lascio la parola a Fabrizio e poi lasciamo anche la parola al nostro sindaco, a cui diamo il benvenuto con un bel applauso. Buonasera a tutti, finalmente ci ritroviamo dopo 3 anni su questa strada, su questa piazza, come diceva Don Oronzo, per prepararci ai festeggiamenti della nostra patrona. Sicuramente l'infiorata ne abbiamo fatta un'altra durante il periodo della pandemia, un po' per non perdere questo senso di festa, di comunità che ci accomuna, ma aspettavamo questo momento con tanta trepidazione e tanta gioia dopo questi 3 anni. Proprio perché l'infiorata è un momento sì, di arte, di cultura, di fede soprattutto nei confronti della Madonna, ma soprattutto abbiamo voluto questo momento perché è un momento che ci accomuna, è un forte momento di aggregazione in cui tutti i supersanesi si ritrovano su questa strada, su questa piazza per tutta questa notte per stare insieme, e penso che questa sia la cosa più bella, come è successo anche in questo mese di preparazione. Io voglio ringraziare Don Oronzo per il supporto, tutto il comitato feste, il sindaco e l'amministrazione comunale. Donato Metallo, il consigliere regionale, che questa sera ci onora della sua presenza. Un grazie particolare va soprattutto a tutti i supersanesi, forse sono più di 160 questa sera, dei vari rioni del paese, che in questo mese, nonostante il tempo sia stato poco, si sono riuniti per lavorare, hanno fatto veramente tanto, tanto, tanto lavoro. Possiamo dire che in soli 4 anni, lo abbiamo sperimentato già nella prima e nella seconda edizione, sono dei veri maestri infioratori, sin da subito. Veramente tanti complimenti. Lasciamo la parola al sindaco e poi al consigliere regionale. Buonasera a tutti, saluto il consigliere regionale che è venuto a trovarci nonostante questo caldo. E niente, siamo qui dopo 3 anni ad infiorare la nostra piazza, e questa è la cosa bella perché è una comunione tra tutti i supersanesi. Avviene di rado, consigliere Don Oronzo, avviene di rado che ci riuniamo tutti, però questa è stata un'idea nata dalla mente del nostro Fabrizio, che diciamo, ha voluto fortemente questa manifestazione. Quindi noi siamo contenti, orgogliosi di tutti i supersanesi, di quello che faranno questa notte e soprattutto del risultato che noi domani mattina vedremo. Grazie a tutti. Brevissimo pure io, perché non so quanto duriamo col microfono, quindi sarò brevissimo. No, innanzitutto grazie per l'invito a tutti voi. Io qui ci torno sempre volentieri, perché ogni volta che vengo ci sono cose belle da vedere, e poi ci sono anche rapporti umani che, no, insieme alla politica vengono ad essere stretti, ed è fondamentale. Ne ha parlato già Fabrizio prima, e c'è sì la fede, c'è tanta fede, c'è la parte sacra, ma anche il momento in cui le comunità si ritrovano. Ne parlavo prima incontrando amiche che non vedevo tanto tempo con Mafalda prima. Chi ha vissuto, chi vive di meno le comunità, chi è stato fuori, e questi 2 anni di Covid hanno segnato tantissimo. Quindi ritrovarci qui, diciamo, gomito a gomito a lavorare tutta la notte significa
far proprio il senso di comunità, e Supersano per questo si dimostra sempre alla grande. Quindi solo davvero un buon lavoro, e permettetemi per chiudere, è bellissimo vedere, e io questo lo sottolineo, faccio un applauso a tutte voi, questa forte presenza femminile. Qui davvero, quando c'è la ci sono sempre le donne in prima linea. Fabrizio è un maestro in questo, quindi Fabrizio. Perché io, no, dico, è una fortuna avere tante donne, però ho detto in questo mese non è facile gestirne tutti insieme. Su 160, eh? Forse anche di più. Va bene, facciamo il taglio del nastro così auguriamo i lavori. Buon lavoro a tutti.
San Michele, del nostro paese, siamo molto devoti. Quindi il Comitato Feste ha pensato a questa bellissima iniziativa 4 anni fa. Sono stati 2 anni pieni, poi fermi per la pandemia, e adesso abbiamo ripreso ancora più forti e ancora più numerosi di prima. Quanti rioni sono? Sono sei rioni. Tutti suddivisi in vari. Abbiamo il rione Ponte, il rione Chiesa Madre, il rione Tripoli e il rione, adesso mi prendo impreparata, Giummate, non vorrei dimenticare, il rione Centro, non vorrei dimenticare nessuno. Poi c'è un sesto rione che sono, diciamo che si sono aggiunti proprio per la gioia di partecipare, sono degli amici che si sono ritrovati insieme, hanno voluto all'ultimo momento regalarci anche loro un quadro. Tieni mamma, cosa vuol dire? Manna del cielo, c'è una bella leggenda sulla nostra Madonna che mandò della manna per far sì che la popolazione di Superzano, che veniva da una carestia, anche un pastorello, sì, però sono tutte leggende che non sono state mai, ci sono state varie traduzioni, tradizioni che poi si sono susseguite, però insomma ecco, la nostra Celimanna per noi è tutto. Madonna. E quindi Madonna di Celimanna, scritta con Elimanna, manna del cielo. Ecco, e quindi noi siamo molto, amiamo molto la nostra Madonna. E domani ci sarà una bellissima festa, questo diciamo fa parte del programma non religioso, e domani ci sarà la processione. No, sicuramente è sempre legato alla devozione, quindi siamo tutti. Tradizionale della tradizione sì, però sicuramente tutta gente infatti devota. Ho visto sia Don Alonso che il gentilissimo Fabrizio, sì, tra di noi. Sì, Fabrizio diciamo che si è prodigato tantissimo, ci ha dato le prime direttive, poi ormai dopo 4 anni abbiamo anche un po' di esperienza e quindi ce la facciamo anche... togli dalla telecamera, ehi! È un devoto anche lui, è un devoto, perché è un fratello, fa parte della confraternita il Signore, quindi... Succede, e quindi insomma è bello vedere lavorare tutti, poi siamo tutti in sintonia, con delle piccole sfide, ma sfide a livello giocoso, sicuramente non di gara, non è una gara, è soltanto rappresentare i vari soggetti insomma che ci sono stati dati all'inizio. Noi nello specifico abbiamo lo stemma del castello, lo stemma di Superzano, però il vecchio stemma dove c'era l'albero, infatti abbiamo rappresentato l'albero, la quercia, e invece sul nuovo stemma non c'è l'emblema, la quercia, perché? La quercia anche lì c'è tanto di leggenda, poi invece è stato cambiato, si è stata tolta la quercia, però io sono un po' più giovane, no? Sono diversamente, non sono giovane, però non ricordo il significato antico della quercia, sinceramente, anche perché anche lì ci sono tante versioni. È veramente interessante, è l'emblema della quercia. Sì. Siamo molto, molto fieri di questa
l'elettrice. Allora, siamo del Rione Ponte. Allora facciamo parte del Rione Ponte. Io sono una tra le tre referenti di quest'anno. Qui è l'artista che decide come fare l'immagine. E la signora Ada, poi abbiamo Mary, un'altra artista pure che decide come fare le sfumature, la Eva, e poi abbiamo collaboratori, il nostro maestro Ilario, molto con mano molto delicata, che riesce a definire molte rifiniture. Ci è stata data l'immagine del monogramma Ave Maria. E abbiamo pensato di utilizzare due colori, che sono i due colori del simbolo della Madonna, no? Il rosa e il blu. Il rosa è stato realizzato con bougainville proprio integro. Il colore naturale per creare quella sofficità, infatti sembra che è come se fosse una nuvola. Invece la M è stata realizzata sempre con lo stesso bougainville blu, però naturale, sempre sminuzzato, non intero. Infatti abbiamo ottenuto realizzata con lo statice giallo, e i contorni con la pazzo. Sì. È poi una pianta selvatica che cresce nei nostri campi mediterranei, diciamo. Poi abbiamo aggiunto quelle forme di rosa, rossa e blu, che sono delle piante grasse, le abbiamo decorate, dopodiché poi la base è stata fatta in riso soffiato, riso naturale, poi la cornice con lo statice di vari colori, infatti il blu, il fucsia, il giallo, e poi il contorno sempre col bougainville rosa. I semi con quei fiori, l'ho visti anche lassù. Sì. Quei fiori sono secchi, colorati. No, molti sono stati, colori naturali, tipo il giallo, il bianco, il viola, il fucsia sono colori naturali. Il blu, come abbiamo detto, è il bougainville che è stato colorato, mentre il rosa è naturale. Poi abbiamo utilizzato pure i semi di zucca con i puntali sono dell'albero del rosario. Si chiama. C'è un frutto che questo albero in questa stagione tira fuori. Ok? Guardi. Adesso per esempio, no? Quello è bougainville sminuzzato, e poi è stato spruzzato con il colore blu, e poi abbiamo ravvivato il tutto con dei brillantini del glitter, sia argento che oro. Poi abbiamo il bougainville, che avevamo detto la A, no? Il monogramma della A, che vuol dire ave, ed è colore naturale, rosa. E essiccato al fresco, quello viene essiccato al fresco, raccolto ed essiccato al fresco. Una signora si è dedicata a raccoglierlo foglia a foglia, è stato proprio un lavoro minuzioso. Quello lì è lo statice. Lo statice giallo. Giallo. Ravvivato con un pochino di colore, giusto per dare l'idea della corona. Però diciamo la maggior parte è naturale. Aveva comunque lo statice giallo e con il verde abbiamo ottenuto quell'effetto rialzato. Poi invece lo statice giallo e abbiamo tolto il verde e abbiamo ottenuto quell'effetto piatto. Vedete questo? Ah, quelli sono semi di zucca. Semi di zucca, sì. Sì, semi di zucca è a forma di fiore e poi l'interno viene preso dall'albero del rosario, sì. L'abbiamo tinteggiato di rosso e poco di glitter. Mentre i contorni della corona sono fatti con una pianta selvatica, come avevamo detto, sì, che si chiama la pazzo, e poi abbiamo anche utilizzato i fagioli borlotti. Sì, per ottenere il discorso dei ghirigori, no? Parlare, ma non avevo mai riuscito a fare un po' un salto. Ma è molto bella questa cosa questa bella tradizione dell'infiorata, e poi questa infiorata che è rotta, diciamo, è calpestata dalla Madonna, diciamo,
proprio una cosa, una bella simbologia. Maria, che è la patrona, non penso che sia la patrona. La patrona è Sant'Arcangelo, Michele, però comunque la protettrice di Supersano, la Madonna. Passa sulle preghiere, quindi sul lavoro dei levitanti. Sull'arte, il Salento è terra d'arte, quindi io adoro il Salento proprio per questo, in ogni angolo, dal barocco all'artigianato si respira. È stata bella anche la processione dal santuario, la gente che c'era dietro, come a seguire la Madonna, quindi che arriva nel paese, è molto molto bella proprio la simbologia. Poi le feste, si sa, in Salento sono molto sentite, quindi sono belle anche perché vedi una grande partecipazione di gente, di ragazzi, di bambini, è bello, è davvero molto bello. A Bari si gioca queste cose? Sì, a Bari comunque ci sono queste tradizioni, ci sono le feste patronali, ci sono anche grandi, diciamo, feste patronali, così come in Salento, riconosciute a livello regionale. Quindi, allora, io lavorando la carta festa, come vi ho detto, quindi nel Salento sono quasi un abitué, venendo qui a Surano nel laboratorio d'arte di Antonio Papa, e sono legato anche, mi trovo qui oggi insieme a una delegazione, insomma, del mio laboratorio d'arte a Vitritto, perché oltre ad essere, ad avere un'amicizia con i responsabili della confraternita organizzatrice, il fatto che noi, proprio perché abbiamo valorizzato la carta pesta a Vitritto la scorsa settimana, dedicando una mostra intera a Giuseppe Manzo, un noto cartapestaio leccese, siamo stati invitati soprattutto perché la statua della Madonna di Celimane è proprio realizzata da questo grande cartapestaio. Quindi per questo legame, non solo di amicizia, anche diciamo artistico, ci troviamo oggi a Supersano. Dicevo prima che è molto bella questa bella tradizione dell'infiorata. Quest'infiorata realizzata dalle mani sapienti degli abitanti, dei fiorai, dei voti di Supersano, e questo fatto che la Madonna, la statua della protettrice, insomma, di Supersano, passi su queste opere d'arte, su questi prodotti artistici, che poi sono le preghiere, insomma, le devozioni del popolo, e passi sulla preghiera, sull'arte. Quindi c'è questa bella simbologia e anche la processione di arrivo della Madonna dal santuario tramite questa strada di campagna, con la gente che viene dietro, che è dietro la statua, che entra nel paese, quindi va a visitare un po' le case. È bello perché comunque c'è una grande partecipazione di giovani, di gente, di bambini. È bello perché le feste, soprattutto qui in Salento, sono molto molto sentite. Ecco, è bello, a me piace, sono un amante di queste cose. Sai che si devono consegnare le chiavi, vero? Sì, infatti noi abbiamo letto il programma e la consegna delle chiavi. La consegna delle chiavi è, diciamo, che è una tradizione che coinvolge tutte le feste patronali, perché comunque c'è questo simbolo delle chiavi, con l'affidamento della preghiera al proprio patrono. È una cosa molto bella e molto emozionante. Anche da noi, dalla nostra terra, è una terra ricca di feste patronali, di tradizioni popolari, di folklore, che uniscono sia la religione, la fede, e proprio la fede semplice. Quello è bello, perché con piccoli gesti, con l'infiorata, faccio un esempio, mi riferisco su Versano, con la processione, la statua, il fatto di toccare la statua, di dare un bacio, sono semplici, che agli occhi di chi non crede, oppure agli occhi di chi non è addentrato, adesso non lo so, possono sembrare anche stupidi, inutili, ma racchiudono davvero una grandissima sensibilità, una grandissima fede, senza spiritualismi inutili, fronzoli inutili, ma vera. Quella è la cosa importante. Si sta arrivando la processione, questa è la cosa bella e importante. E dicevo che proprio Vitritto, il paese da dove noi veniamo, è il paese che ha la prima festa patronale della Puglia, che è la festa della Madonna di Costantinopoli, il primo martedì di marzo, che apre un po' il ciclo delle feste patronali. Quindi c'è anche questo piccolo legame, insomma. Ok, grazie. Di nulla. Le volevo chiedere un'altra cosa prima. Conosci i Madonnari? I Madonnari. Trova qualche differenza? I Madonnari lo fanno con i gessetti, questi sono fatti con i fiori. Ma è lo stesso spirito, è la stessa arte. Certo.
È la stessa cosa. Non sono spariti, eh? No, anzi ti dirò di più, nel mio paese il 16 luglio è la Madonna del Carmine. Stiamo cercando, mi hanno contattato per cercare questo Madonna. Quindi sono in trattativa con alcune persone. Adesso c'è un ragazzo. Che con i gessi. Sì, con i gessetti. Signora... È molto buono. È l'arte, quella. L'arte, diciamo, la carta pesta è chiamata l'arte povera, ma anche questa è arte povera, con i fiori, con i gessi. Si creano veramente delle cose. Cioè, infatti mi dispiace anche che poi vengo calpestato. Anche quel signore Duvarese, ma passerà di sopra. È un peccato, però è fatto per la Madonna, è giusto che. Anche so che in Salento le infiorate sono anche per il corpo d'uomo, anche in Campania per il corpo, che passa poi Santissimo, aspettiamo qui la Madonna, grazie.